Benvenuti amici di Pistoia Live, prima partita della stagione per il Pistoia Rugby che fa visita agli Apuani Rugby in massa in un match sentito ed atteso da entrambe le squadre. Mister Guerzoni ha una rosa molto ampia quest'anno e per il debutto manda in campo dal primo minuto Baldasseroni, Sordi, Biscardi, Trimboli, Capitan Neri, Mariani, Cipriani, Del Pio, Camera, Mollica, Taglianetti, Regolini, Michelotti, Lauria e Mussato. Le prime fasi della partita vedono molto equilibrio tra le due formazioni con un gioco molto fisico e tante mischie che spezzano il ritmo, ma con il passare dei minuti le due formazioni iniziano a prendere confidenza e a regalare ai presenti azioni più interessanti. Fino al 18esimo la gara resta in parità, poi arrivano i primi tre punti grazie a Regolini che con una punizione vicino all'area di meta massese porta avanti gli Orsi. Si ripete al 23esimo con una punizione da posizione defilata e da ben 22 metri. La reazione degli Apuani non si fa attendere, ma nonostante gli sforzi ed una mischia pericolosa sui 5 metri, Pistoia regge e chiude il primo tempo avanti 6-0. La ripresa parte con una fase di studio tra le due compagini, fino a che la voglia di recuperare di massa porta le pecore nere in meta, a cui però non segue il calcio di trasformazione. Il campo pesante inizia a farsi sentire nelle gambe delle due formazioni e gli allenatori corrono a ripari inserendo forze fresche. Alla fine Mister Guerzoni utilizzerà tutti gli uomini a disposizione. Al 23esimo Pistoia torna pericolosa con una punizione che però non porta punti. Poco più tardi Tavolaro, entrato al posto dell'infortunato Mollica, dà solo l'illusione della meta ai tifosi ospiti. Al 28esimo gli Orsi segnano trasformando una punizione e si portano a più 4 sugli Apuani, ma la spinta dei pistoiesi non si ferma qui e due minuti dopo Del Pio sfrutta un buco difensivo e schiaccia la palla in meta. Regolini trasforma il conseguente calcio e Pistoia vola sul 16-5. Massa cerca di reagire, ma gli Orsi tengono finché proprio nel finale di tempo la squadra di casa trova la meta, ma anche in questa occasione non trasforma il calcio. Finisce così 16-10 per gli Orsi Pistoia, che tornano a casa con 4 punti, il morale alle stelle ed una prestazione che fa ben sperare per il futuro. Per Pistoia Live, Antonello Caruso.